Questa ragazza qua è pluricampionessa del mondo, oggi viene ad assistere a questo meraviglioso spettacolo, ma non solo, perché c'è un progetto da promuovere, perché c'è un concetto importante da spiegare e c'è un dettaglio che molti di voi hanno notato che riguarda un colore. Andiamo con ordine, da prima parliamo di Shadow Project. Come avrete notato ci sono dei dettagli colorati oggi, in realtà come avrete visto ci sono le magliette arancioni, l'arancione è il colore contro la violenza sulle donne, quindi è il colore simbolo. Sono molto felice che Super Fights abbia accettato in collaborazione con la mia associazione The Shadow Project di lanciare questo segnale forte. Da combattente e donna io uso il nostro sport come strumento per contrastare la violenza. Da fuori magari per chi non conosce proprio questa disciplina può sembrare qualcosa di violento, in realtà non c'è niente di tutto questo. La violenza si verifica quando vengono violati i diritti e la libertà delle persone. E noi fighter sappiamo cosa vuol dire invece rispettare la persona. È uno di quegli sport, dei pochi, che permette a una donna di allenarsi con un uomo alla pari, proprio perché c'è rispetto delle regole. Tutto questo viene racchiuso nella mia associazione, The Shadow Project, ed è quella infatti che stasera insomma, ha organizzato anche questo segnale delle magliette insieme a Super Fights, e ringrazio Carlo Di Blasi per aver appoggiato l'iniziativa. Signore e signori, quando si è campioni in senso lato, ringraziamo Gloria per questa splendida iniziativa e per le belle parole. Sottolineiamo ancora una volta, e lo facciamo di più perché ieri è stata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, oggi speriamo che sia la seconda consecutiva e speriamo che questa protezione, o meglio questo rispetto verso il mondo femminile, permanga tutti i giorni. Oggi in modo particolare portiamo questo messaggio nel mondo e lo facciamo anche grazie a Super Fights, grazie all'arancione e grazie Gloria a The Shadow Project e a quello che è un match che sta per arrivare su questo ring, perché non a caso è arrivata la cintura per il titolo italiano Pro Fight One. Oggi si sfidano due guerriere sul ring e che hanno appoggiato questa splendida iniziativa e che non possono fare a meno di testimoniare come la forza sul ring possa essere forza più in senso morale, in senso mentale, anche fuori dal ring, per affrontare difficoltà, per affrontare le vicissitudini della vita, e sono sempre di più, anche se spesso si tende a nasconderle. Mi piace sottolineare il fatto che The Shadow Project mette a disposizione uno sportello per chi ha bisogno di parlare, anche solo per parlare, per chiedere delle informazioni, per chiedere aiuto, è il primo passo per superare i problemi. Grazie ancora Gloria, grazie a Gloria Peritore, grazie a The Shadow Project. E adesso vi lasciamo con questo piccolo racconto di The Shadow Project e poi andiamo col titolo italiano Pro Fight One. Condivisione. Rispetto. Parità di genere. Disciplina. Resilienza. Allenamento al coraggio. Questi sono gli sport da combattimento. Fight the Violence, contro ogni forma di violenza. Promoted by The Shadow Project.